Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di Charleston. Oggi vi voglio parlare di una cosa che ho scoperto un po' di anni fa, ma mi è servita veramente, veramente tantissimo. In pratica è un trucco per suonare il Charleston raddoppiato a due mani, ma senza fare alcuna fatica. E voi mi direte, sì, ma fare il Charleston raddoppiato non facciamo fatica. È vero, ma adesso vi spiego tutto. Quindi, guardate il video perché all'inizio vi sembrerà una stupidaggine, se non la conoscete, ma con un po' di pratica, un po' di abitudine, poi non ne potrete più fare a meno. Vi ricordo però, ragazzi, di iscrivervi al canale, iscrivetevi al canale, così supportate il canale, supportate me, io riesco a fare contenuti migliori e niente, lasciatemi anche un commento su... Qualche anno fa andai a sentire una clinica a Milano di Kevin Harrison e a parte uscire con le orecchie sanguinanti perché suonava fortissimo, ragazzi, Kevin Harrison suona fortissimissimissimo, è uno dei batteristi con più volume che abbia mai sentito, ma a parte questo, c'è una cosa strana che notai subito che faceva sul Charleston, quando doveva suonare un groove principalmente in ottavi, ma comunque lo faceva anche in sedicesimi, e doveva fare alcuni raddoppi di Charleston, lui ne spostava completamente la sua mano sinistra, cioè così. Ne suonava il Charleston raddoppiato tutto con una mano. Lo raddoppiava con la mano sinistra, ma facendo un movimento un po' strano, cioè praticamente andando a ruotare la sinistra, quasi come se dovesse suonare al contrario. Quindi in pratica non è che ci sia tanto da spiegare, è solo una questione di abitudine, nel senso io all'inizio ho provato a farlo perché ho detto chissà perché fa sta roba e devo dire che all'inizio non mi sono trovato per niente bene, anzi ho detto è proprio una cavolata, ma poi ho detto cacchio, se lo fa Kevin Harrison vuol dire che qualcosa ci sarà, infatti ho continuato a fare questa cosa e dopo un po' quando si prende l'abitudine a fare questo movimento strano con la mano sinistra o comunque con la nostra mano debole per i mancini sarà la destra, diventa molto 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 più semplice. Ma perché? Perché ovviamente facendo questo movimento la nostra mano sinistra è subito lì, è subito vicino al Charleston e quindi deve fare molta meno strada per suonare questo raddoppio e si può andare molto veloci senza fare fatica. È vero che a raddoppiare non si fa fatica, ma se raddoppiamo una volta è un conto, se dobbiamo raddoppiare mille volte in un concerto, fare il movimento completo, fare questo piccolo movimento qua può farci cambiare un po' di cose. Inoltre questa cosa qua ci aiuta per altre due cose, cioè la prima è il problema che tante volte i batteristi hanno, cioè quello di rompersi le scatole tra le due mani incrociate, perché quando facciamo un groove la maggior parte dei batteristi quando fa un groove incrocia le mani. Ecco, questo può essere utile perché appunto come vi dicevo all'inizio potrebbe non esservi troppo comodo, ma poi dopo un po' che lo fate incominciate a muovere tranquillamente la vostra mano sinistra per riuscire a fare questo colpo di Charleston e muovendo la mano sinistra incominciate anche ad abituarvi a questo problema dell'incastrare. Tra l'altro, ecco, una cosa importante, se volete potrei farvi un video proprio su questo, nel senso su questo problema che hanno tanti batteristi e sul problema che hanno i batteristi dei primi armi soprattutto, cioè il fatto di avere dei problemi quando si suona a mani incrociate. Seconda cosa, ovviamente questa cosa qua non la fa solo Kevin Harrison, di lì in avanti ho incominciato a vederla fare a tantissimi batteristi e una cosa che ho notato in altri batteristi è il fatto di non fare solamente un raddoppio con la mano sinistra, ma tanti fanno questo movimento per molte volte, nel senso per più di un raddoppio, in questo modo qua, più o meno, perché non lo so fare tanto bene, ma dopo vi spiego il perché. Io sinceramente non lo so fare tanto bene, ma perché questa cosa non la faccio mai, il raddoppio non lo faccio mai perché non mi è comodo, probabilmente sarà solo una questione di abitudine, se mi mettessi lì e lo facessi tanto come ho fatto il raddoppio singolo prima probabilmente mi verrebbe e direi che figata questa cosa, quindi io ve lo dico, poi voi provate, non provate, fatelo, non fatelo, fate un po' quello che volete. Detto questo io vi saluto e vi ringrazio, anche se vi ringrazierei di più se vi iscriveste al canale. Scherzi a parte, no, scherzi il cavolo, iscrivetevi veramente. Il video spero vi sia piaciuto, fatemi sapere qui sotto nei commenti se questa cosa la sapevate già, se lo fate, se non lo fate, se vi è comodo, se non vi è comodo, fatemi sapere cose. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!